Tra l'altro sono orgoglioso perché non fanno per quello che hanno fatto, che non me lo merito, questo sono queste cose. Quando è venuto a vivere qua a Garessio? Sono venuto 40 anni fa. E se ne è innamorato subito? Me ne sono innamorato, sì. E qual è la ricetta per vivere 106 anni? La ricetta per vivere 106 anni. Scusi, gliene dico una tra serio e facendo. Sì, non bisogna morire giovane. Tutto il resto ho fatto, bisogna dire qui ai miei colleghi, ho fatto malattie bruttissime che non pensavo di arrivare neanche a 70 anni. Invece sono arrivato fino a qui. Motivo la cittadinanza di Garessio, l'amministrazione comunale le conferisce questo quadro al corpo, ma le conferisce la cittadinanza onoraria del comune di Garessio. Quindi grazie. Sarà ormai un garessino, di fatto. Grazie. A dimostrazione del suo radicato legame con la nostra comunità e a testimonianza di profonda stima come uomo rappresentante dello Stato, conferisce la cittadinanza onoraria al carabiniere reale, maresciallo Renato Quaglia, esempio e orgoglio d'Italia per l'attaccamento alla sua divisa e alla fierezza di sentirsi ancora carabiniere. Una lezione di vita che è al contempo un'epica ricostruzione storica del passato. Complimenti. Grazie. Rivolgo il mio più sentito ringraziamento per avermi elevato a un livello morale che non mi sento degno. Comunque, come garantuomo, diciamo così, e se permettete, come carabiniere, do la mia parola d'onore come se fosse un giuramento. Cercherò di mantenermi degno. Allora, se il maresciallo mi autorizza, io prendo la parola. Grazie. No, io ringrazio il sindaco di questo invito e quando mi ha mandato la nota e soprattutto mi ha scritto un messaggio in cui mi spiegava la storia del maresciallo Quaglia, mi spiegava le ragioni per cui l'amministrazione comunale di Garessio aveva deciso di conferire la cittadinanza onoraria, io ho detto verrò personalmente perché la storia del maresciallo Quaglia è una storia che merita tutto il rispetto, la gratitudine e anche la profonda ammirazione da parte di tutti, ma soprattutto da parte di chi ha un ruolo istituzionale. Ed è il motivo per cui sono orgoglioso di essere qua oggi come presidente della nostra regione Piemonte, sono molto orgoglioso che con me ci siano due dei miei più stretti e validi collaboratori, che sono gli assessori Paolo Congioani e Marco Gallo, che mi aiutano a tenere alte anche le sorti di questa provincia, di questa terra, di queste montagne nel nostro Piemonte. Ma dopo averla sentita, maresciallo, sono ancora più contento. Sono ancora più contento perché innanzitutto mi ha colpito la frase che lei ha detto quando è stato in visita alla caserma Cernaia, in cui rivolgendosi a un giovanotto che stava facendo il corso, a un giovane carabiniere ha detto: potrei essere suo bisnonno, ma nel cuore siamo giovani uguali tutti e due. E questo è un insegnamento questo che dobbiamo portare nel nostro cuore, perché è un insegnamento vero. E oggi credo che sia proprio una bella giornata per questa comunità. L'abbiamo iniziata innanzitutto prendendoci cura del nostro territorio, dei nostri fiumi, dei nostri paesi, perché l'avvio dei lavori, o meglio l'avvio, la quasi conclusione poi dei lavori del ponte che è stato così generosamente progettato e la cui idea è stata
messa a disposizione da un suo concittadino maresciallo, che è Giorgetto Giugiaro. Io gli farei un applauso grande. Abbiamo recuperato le risorse necessarie per poter realizzare il ponte e fra pochi mesi, un paio di mesi, potremo avere finalmente il completamento dell'opera. Il sindaco mi ha già ricordato che ce n'è già un altro anche da costruire, quindi, cari assessori, l'impegno sarà non solo sulle sedie da comprare, quello era più facile, ma sarà anche per il ponte.